E buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. C'è una maniera migliore per tornare dopo questa brevissima assenza, se non con la mitica patch di Argus e con il nostro magico War, che purtroppo, ahimè, è stato un po' accantonato perché sinceramente mi sono proprio infognato con il mio amico Paladino e l'ho portato anche avanti e che come avete potuto vedere negli ultimi tempi sono arrivato più o meno a 907 di item level, sì, e però diciamo che i miei sensi di colpa sono finalmente arrivati verso il mio carissimo War che, poveretto, mi stai dicendo: oh, dai, giochiamo un po' ogni tanto, perché che cazzo. Allora, accettiamo la quest e andiamo direttamente a Exodar, se non sbaglio, sì. Ok, viaggio molto rapido. Devo essere sincero con voi, questa campagna, perlomeno la parte iniziale, l'ho già fatta con il paladino perché ieri sera non ho saputo cazzo resistere perché è veramente la smania di non so chi tu sia. Però ti declinerò, caro amico. Non so se ci conosciamo per qualche motivo, ma sicuramente no, era qualcuno, questo tizio che mi stava aspettando, però vabbè. Io ho sempre detto che Exodar è una città bellissima e che è sempre stata sottovalutata. Perché purtroppo è sempre vuota, ma perché fondamentalmente non c'è un cazzo. Andiamo ad attivare il nostro beacon. E questo è il teletrasporto che praticamente ci porterà sulla Vindicar, che è una nave spaziale, diciamo, una nave spaziale d'attacco per questo attacco verso la Legione. Ok, siamo arrivati al nostro profeta. Ci manda direttamente ad Argus, se non sbaglio. Sì, e adesso ci sarà una scenetta. All forces are on board and accounted for. The Vindicar will be ready to depart shortly. After we reach Argus, we will meet with the Army of the Light and begin our invasion. No matter where it leads. Your faith has always been your weakness. When your closest allies fell to darkness, you didn't stop them. When the Legion swept over your world and took your people, you didn't make a stand. All you did was watch. Convinced you were following the light's will. The truth is, you failed your people. Their blood is on your hands. You will never understand what I did to save my people. The light is holding you back. It's time to forge your own path. We are ready. Proceed. Where is your army? Something is wrong. The cowards have come out of hiding. Bring them down! I
Legion will fire again soon. What are your orders, Prophet? We make our stand. The last battle for Argus has begun. Vabbè ragazzi, devo aggiungere altro, cioè, intanto i filmati della Blizzard mi mandano sempre proprio in ecstasy totale, perché sono veramente bravi a fare sta roba, cioè, è fottutamente bello, tutto bello. Siamo arrivati finalmente sulla superficie di Argus, e ieri con il paladino, vabbè, non c'avevo nessun tipo di problema, perché comunque l'equip ce l'ho, però con questo war che faccio cagare, infatti, 866 mi ricordavo benissimo, e non so se avrò problemi, spero di no, perché i mob, da quello che mi ricordo, non c'hanno proprio pochissima vita. Però, come vedete, già le rune sono molto meglio. No, le rune, vabbè, le relic. Oddio, è veramente tanto tempo che non uso il war e non mi ricordo una sega di niente di come sia la rotation. Però, noi, vabbè, ci uniamo a questa people che sta facendo la quest come noi. Eh no. In effetti, questi mob menano un botto. Pure io non sono molto sveglio perché vado sui elite, effettivamente. Complimenti Andre, sempre numero uno. Porca puttana, non c'ho la roba per recca. Porca, non è vero, ce l'ho. Ah, non scommettete che questo coglione ci muoio? E mori. Affanculo. Allora, qui c'è un'altra quest. La prendiamo subito. Bisogna curare gente in giro, se non sbaglio, sì. Oh, io mi fermo un attimo a recca, perché qui se no ci lasciamo direttamente le penne. Non è proprio bella come cosa. Ci sono, come potete vedere, tre territori. Adesso noi siamo... Crocoon, che è il territorio iniziale. Ci sono le war quest specifiche, diciamo, di questi territori nuovi, che ovviamente non potevano chiamarsi nient'altro che Army of the Light. Allora, vediamo di non aggrare il mondo, perché non voglio stare a killare gente all'infinito. Ok, allora, un cannolo l'abbiamo disattivato. Allora, questa abbiamo preso dal tizio, è esattamente questo, dobbiamo curare gente random in giro. Questi sono scarsetti, insomma, non tanto. Però vabbè dai, non possiamo farci scoraggiare così facilmente, perché sennò non andiamo a nessuna cazzo di parte. No, alla fine questi qui ce li facciamo abbastanza easy, dai. È che volevo portarlo un po' su sto war, che sennò rimane troppo indietro, sclero per fare qualsiasi cosa dopo. Una cosa che ho veramente notato è che è colmo di mob, cioè non puoi fare due passi che Dio Cristo immediatamente, ecco appunto, immediatamente ti viene addosso questo mondo e quell'altro. Strapicchiamo, perché sennò andiamo subito palle al vento, e non è cosa che vogliamo. No, lit. Allora, vediamo di esaurire quest'altro cannone. Questa è fatta. Dobbiamo esaurire quest'altro cannone e curare altri tre stronzetti e ci siamo. Ok, allora, curiamo l'ultimo e andiamo a consegnare direttamente le quest. Ovviamente questa parte iniziale ve la dividerò in due parti, quindi farò oggi un episodio. E non so quando il secondo. Beh, però a breve finirò di lavorare, quindi avrò un po' più tempo. Quindi non molto in là. Intanto ci prendiamo una reliquia. Direi questa, visto che fa cagare la nostra, visto che è 8,50. Ricordate il cannone che all'inizio ha sparato? Ecco, non era un cannone, era questo coglione qui. Ricordatevi di mettere, quando fa il bombardamento, di mettervi all'interno di questa bolla che fa il prete, perché sennò mi squaglia, cioè one shotta questa cosa. E ok, è stato relativamente semplice buttarlo giù, ci metto solo un pochetto perché appunto i miei danni non sono proprio eccelsi, ahimè. Ma ce l'abbiamo fatta lo stesso, pensavo facessi più fatica, invece alla fine niente di grave, dai. Vi giuro che i paesaggi in genere, anche se voi alzate lo sguardo, lassù adesso non si vede, sicuramente lo mettono nella copertina, cioè si vede la terra, capito, tutta particolareggiata, con tutti i mondi normali, poi più avanti vedrete quella laggiù, è praticamente la nave che ha preso la botta iniziale, no? E là, non si vede bene, eh? Praticamente c'è tutta una strada gialla che praticamente rappresenta, diciamo, sembra fatta di oro praticamente, è dove si è schiantata la navicella. Prima della montagna. E questi sono questi stronzi qui che vedete. Sono, se ve li ricordate, per i clienti più vecchi di questo gioco, sono praticamente i rinnegati di World of Warcraft. Quelli che stanno, i rinnegati, no, di World of Warcraft, scusate, quelli di Black Temple. Infatti, se voi fate Black Temple, ci stanno
questi tizietti qua. Però non mi chiedete ovviamente la storia, perché io, lo sapete che non ci capisco una serie di lore, quindi c'è gente molto più qualificata di me. È arrivato il boss. Cioè, guardate quanto cazzo è bella la skin di questo paladino. Guarda lì. Madonna, quel paladino voglio assolutamente diventare così. Allora, adesso praticamente tramite questa quest andremo ad aprire qua giù il segnale di questo cristallo che fungerà da teletrasporto per la nave principale. E non so se ci va andare, no, non è vero. Però comunque lì si aprirà un portale che ci porterà alla nave principale, insomma, la cosa lì che non mi ricordo come cazzo si chiama. Ok, ci ha dato un altro paio di quests che si svolgono esattamente qua giù, sì, me le ricordo bene. Madonna, spero di non aggrare sto coso gigantesco che praticamente è una copia sputata del Fellriver, quello che sta al Fire Peninsula, che ha la bellezza di 437 milioni. Dobbiamo ammazzare sti pezzi di merda sempre in mezzo e dobbiamo liberare un po' di gente random tipo questa. Sono praticamente gli schiavetti della legione. Oltretutto dobbiamo ammazzare la bellezza di tre boss, quindi uno è quello laggiù, poi ne abbiamo un altro che è quello là e un altro ancora che non si vede da qui, però comunque ricordo che sono tre boss, quindi... Però abbiamo questa spell che ci aiuta, che chiamano, non lo so, dei tizi random che ci aiutano. Anche perché sennò mi spianano questi stronzi, sicuramente. Allora, questo stronzo lo siamo tolto subito dalle pallette. Adesso andiamo verso la prossima meta, che è molto più giù. E cerchiamo di non aggrare mezzo mondo. E se lo aggriamo di certo non mi fermo a ammazzarli. Lasciatemi stronzi, via. Ok, allora, vediamo di riuscire a combinare qualcosa. E anche questo ci saluta. Ciao caro. Fuck, ho grado, fuck, fuck. Ci muoio sicuro. Madonna, madonna, adesso crepo. Niente, devo crepa. Cristo Gesù. Forse non è vero. Ma perché mi prende il danno? Dai che l'ho stunnato. Mori coglione. Madonna, però fare queste così è veramente un parto, cazzo. Mori. Ciao. Oh, siamo arrivati al nostro amico che ci ha dato un horn che, se non sbaglio, da Artifact Power, giusto? Sì, infatti. Adesso combatteremo il nostro amico Turalion. Oh, attenzione, siamo arrivati al 38% e siamo finiti stunnati. Perché, ecco, probabilmente vuole chiamare i suoi minions, ma non ha capito che forse i suoi minions verranno stuprati male. Ci ha liberato. Ah no, a parte è arrivata cosa qui, Alleria. E ci saluta anche il nostro caro Agonar. Oh, stamattina con i nomi, ragazzi, già posso. Siamo a quest e dobbiamo ritornare alla Vindicar. E per questa prima parte, ragazzi, io vi lascio qua. Ovviamente porterò anche la seconda parte, in cui riparterò esattamente da questo punto e continuerò con la campagna, perlomeno iniziale, con le prime quest. Quindi io vi ringrazio come sempre per la visualizzazione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.